Marcello Coronini, con quali caratteristiche nasce questa terza edizione? Ma le caratteristiche sono state il desiderio proprio di rinforzare l'amicizia, tra virgolette, tra il mondo degli chef, il mondo del vino, il mondo del prodotto gastronomico, no? È indubbio, no? Che non è... Allora, analizzato un fatto, non esiste in Europa nessuna manifestazione in cui il mondo del vino, il mondo dei grandi cuochi e il mondo dei prodotti della terra, gli sfizi gastronomici, si incontrano sporadicamente in piccole manifestazioni, ma non una cosa grossa. Nei congressi europei, no, in dubbio c'è anche qualche cantina, c'è qualche produttore di gastronomia, ma sono piccoli numeri. Qua abbiamo voluto fare una selezione di 80 cantine italiane e abbiamo voluto portare anche un gruppo di 14 austriaci, 8 sloveni tra i migliori della Slovenia e di francesi, proprio per rendere europea la manifestazione, favorire l'afflusso di austriaci e sloveni, perché avranno anche un relatore nel congresso, quindi anche lì abbiamo unito il vino al cuoco, no? E quindi il nostro scopo in questa stagione è stato questo. Ecco perché la presentazione di questo mio libro, molto elastico nelle scelte di abbinamento cibo-vino, e ecco perché ogni cuoco citerà dal palco due vini presenti in sala da abbinare al piatto che presenta. Questo secondo me crea un legame molto interessante tra il mondo dei cuochi e il mondo del vino, che è molto importante, perché in fondo il futuro nel mondo, io penso, della cucina italiana e del vino italiano è viaggiare in coppia. Non c'è niente da fare, solo viaggiando in coppia loro possono diventare più forti, direi.